mi avvio alla seconda parte importante, importante relativamente al nostro lavoro, demenza digitale, la demenza digitale, la peste. Io la chiamo la peste. Cos'è la peste bubbonica rispetto alla peste digitale? Niente. No? Peste digitale è la peste delle anime, è la peste della mente, è la peste della vita spirituale. Che ho l'ambizione di dimostrarvi che può ostacolare, se non impedire, in modo molto pesante. Negli Stati Uniti, mi baso su un testo che io consiglio caldamente a tutti i genitori qua presenti con figli giovani di leggere. Manfred Spitzer, un neurologo, un neuropsichiatra, Demenza digitale. Come la nuova tecnologia ci rende stupidi. È una versione seria del testo Internet ci rende stupidi di Nicholas Carr, che è uscito qualche anno fa, ma che era il testo di un giornalista. Invece Spitzer è uno psichiatra, un neurologo, quindi fa analisi un po' più profonde e rigorose. Ci porta delle evidenze scientifiche. Negli Stati Uniti i giovani passano più tempo con i media digitali, una media di 7,5 ore al giorno, che a dormire. 7,5 ore al giorno. Senza naturalmente considerare il tempo passato al cellulare o con gli MP3, con l'ascolto di musica, parliamo di media come console, videogiochi, computer, eccetera. Questa media è quasi uguale in tutti i paesi occidentali come Germania, Inghilterra, Francia, cioè di fatto più o meno viaggiamo sulle 7-7 ore e mezza, in alcuni casi un po' più alte, in altri più basse. Le ore di un adolescente americano sono divise in questo modo. 4,29 minuti ore di televisione, 2,31 ore di musica, 1 ora e 30 al PC, 1 ora e 13 ai videogiochi, 0,38 minuti su libri o riviste, 0,25 minuti al cinema. Il tempo totale di 7,3 ore, 38 minuti, del quale tempo un terzo in multitasking, cioè fanno più azioni con più media contemporaneamente. Spitzer parla di tossicodipendenza da media digitale, paragonandola alla dipendenza da droga o alcol. Cioè siamo di fronte a forme di intossicamento, di tossicodipendenza. La scuola digitale, ci sono studi, adesso non li cito, li troverete negli atti, con i dati, che mostrano ormai in modo inoppugnabile come di fatto la digitalizzazione dell'insegnamento porta a un crollo di molte competenze essenziali. Logiche, matematiche, di lettura, di comprensione di un testo, a qualunque livello, anche relazionali. In particolare siamo di fronte a due fatti curiosi, un tramonto della capacità di comunicare, badate, non di parlare, di comunicare. È impressionante come anche gli studenti migliori parlano, ma non comunicano più, non ti guardano in faccia, non raccolgono i segnali deboli, sono sordi ai feedback, la comunicazione. No, è cibernetica, è una raccolta incessante di elementi di feedback. Invece trovi giovani che sono atoni, che parlano in modo molto meccanico e che sono imbarazzati a parlare. La Corea del Sud, che è il paese col più alto tasso di digitalizzazione della scuola, ha un 12% di studenti con sintomi gravi di dipendenza da internet. C'è un altro aspetto interessante, studi recenti neurologici che utilizzano la tecnica della neuroimaging, cioè attivano, rappresentano con tecniche particolari quali parti della corteccia si attivano durante lo svolgimento di un'azione, mostrano la gravità dell'uso della tastiera anziché della penna per scrivere, soprattutto a livello di scuola elementare. Negli Stati Uniti dalla terza elementare praticamente usano solo la tastiera, si è scoperto che la quantità di aree del cervello che sono impegnate quando scrivo manualmente è molto più alta di quella che è impegnata quando scrivo con la tastiera. E la scoperta è più profonda, è più interessante. Linguaggio alfabetico rimane in un certo senso estraneo, non me ne impadronisco in modo originario, se non imparo a scrivere scrivendo con la penna. Cioè, se imparo a scrivere essenzialmente con una tastiera, è come se il linguaggio rimanesse qualcosa comunque di estraneo, che non fa parte della mia persona in modo originario.
Negli anni 70 la TV in America era guardata a partire dai 4 anni, oggi a partire dai 4 mesi, con programmi televisivi che il marketing e gli psichiatri studiano per la fascia 0-9 mesi. Siamo a questo punto. Un terzo dei bambini americani, spero non europei, non ho il dato, vive in case dove la TV è accesa tutto il giorno, anche se non guardata. È ormai il rumore di fondo in una casa su 3. Un terzo dei bambini sotto i 6 anni ha la TV in camera, sotto i 6 anni. E in Italia siamo al 60% circa dei tredicenni con una televisione personale in camera. Io accelero facendo notare solo un ultimo dato. A 21 anni, mediamente, si è calcolato che nel mondo occidentale un giovane ha postato, inviato, ricevuto 250.000 mail. Anche Erasmo da Rotterdam aveva mandato 20.000 lettere in tutta la sua vita, ma penso fossero qualcosa di un po' più complesso e diverso. Ha trascorso 10.000 ore al cellulare e poi ci si stupisce che è in aumento il caso di tumori al cervello in età giovanile, un tumore prima praticamente assente sta esplodendo come curve statistiche generali. Ha giocato 5.000 ore a videogiochi, ha trascorso 3.500 ore sui social network e in sostanza dalla prima elementare all'università ha passato 15.000 ore sui banchi, ma 15.000 ore sui media digitali. A questo punto si è fatto uno studio e si è scoperto che l'uomo moderno digitalizzato in media interrompe il suo lavoro, qualunque sia, ogni 11 minuti. Nicholas Carr ha fatto notare che dopo un certo numero di ore su internet studiava il suo comportamento, si auto-osservava e si accorgeva di questo fatto. Non riusciva a leggere un libro impegnativo per più di pochi minuti. Anzi, in generale, non riusciva più a leggere un libro importante, significativo, di nessun tipo. L'attenzione a un sito, quando è molto prolungata, la massima attenzione, ovvero continuità di lettura di qualche contenuto, raggiunge 7 minuti, statisticamente. La frequenza media di un sito è molto più breve, nell'ordine anche dei secondi. E questo produce una frenesia collettiva, un atteggiamento da selvaggi, nel senso proprio Papuasia o foresta amazzonica prima della colonizzazione, di fronte alle nuove strumentazioni. Avete presente lo stupore un po' grottesco con cui il selvaggio si avvicina al manufatto sconosciuto di un bianco che arriva, no? Ecco, è da film in un certo senso, incantato dalle perline, dallo specchietto, è più o meno la stessa cosa, una frenesia da selvaggio, da uomo che esce da una tribù, e uno scintillio negli occhi, una sorta di bava alla bocca di fronte all'ultimo strumento digitale. Involontario, che fanno persone anche di cultura, anche adulti, possibile questa intemperanza? Sì, è possibilissimo, anzi è collettiva, la frenesia collettiva. I messaggini, gli sms, voi sapete che un adolescente medio digitalizzato riceve centinaia praticamente di sms ogni paio di giorni. Deve esserci, la provvidenza deve vegliare su di me, perché quando ricevo un sms praticamente potrei far suonare le campane, chiamare il circondario, annunciare che ho ricevuto un sms. Ecco, però evidentemente appartengo a un'altra generazione, mi rendo conto, non voglio imporre tutti avere il mio numero di sms, né dire che è un merito, è un caso. Ma avete mai osservato la velocità con cui le dita pulsano ciberneticamente sulle tastierine? Cioè nessuno scrive una lettera a mano con quel ritmo. Invece se devi mandare un sms, che peraltro è di 100 caratteri, è brevissimo, non è che ti ruba troppo tempo, la velocità con cui lo compili è compulsiva, è psicotica, è da ricovero in un certo senso. E questo non è un caso. Io sto per chiudere questa parte, anzi la chiudo, facendovi notare che la nostra mente schiava è schiava anche perché è ormai un fatto tecnico, scientifico, l'esistenza dei filter bubble, le bolle, i filtri bolla, le bolle, la bolla dei filtri, chiamatela come volete, che dal 4 dicembre 2009 è partita, perché Google ha annunciato a tutti i suoi utenti il 4 dicembre 2009, qualcuno forse se lo ricorda, è una data storica, è come la scoperta dell'America, fra 3 secoli diranno, ecco, il 4 dicembre 2009 annunciò l'esistenza dei filter bubble.
annunciò che personalizzava le ricerche. Sapete cosa vuol dire personalizzazione delle ricerche? Allora, è molto semplice. Vuol dire che, siccome quando voi vi collegate con un computer, il codice hardware sorgente, che voi non vedete, viene registrato in rete, qualunque cosa voi facciate con internet è registrata e eternizzata su dischi ottici da miliardi di gigabyte. Dopodiché, dei supercomputer quantistici, ci sono computer da 5 miliardi di equazioni di quinto grado in un secondo, per capire la velocità di calcolo. Un supercomputer oggi risolve 5 miliardi di equazioni di quinto grado in un secondo, per cui può processare miliardi di dati in pochissimi attimi. Ogni volta che io chiedo qualcosa su Google, ad esempio scrivo Fraternità San Pio X su Google, i risultati che vengono fuori non sono oggettivi, sia pure della oggettività googliana, cioè, come dire, chiunque in tutto il mondo dice di Fraternità San Pio X si sente dare gli stessi risultati, alludevo a questa oggettività. No, siccome chi ha digitato è Matteo D'Amico, le cui frequentazioni in rete Google conosce benissimo perché le censisce incessantemente, le modellizza incessantemente, danno a Matteo D'Amico risultati coerenti col suo profilo. Ovvero mi trovo in testa, sapete che è decisivo cosa trovo all'inizio, nella prima pagina, i risultati che io voglio trovare, i risultati che io mi attendo. Se digita un dirigente dell'Arcigay di Spoleto, digita Fraternità San Pio X, escono i risultati che un dirigente dell'Arcigay, i cui siti presumo siano leggermente diversi da quelli che frequento io, si attende. Cioè, posso immaginarlo, ma ecco, contenuti molto diversi. Vi do un esempio. Una studiosa, Eli Parisier, nel 2010 ci fu la famosa perdita del petrolio nel Golfo del Messico, della BP, la più grande catastrofe petrolifera della storia, capace di alterare la corrente del Golfo, che forse si sta alterando, se è vero che arriva il Niño quest'inverno. E una studiosa, Eli Parisier, rimase sconvolta perché toccò con mano che, facendo la ricerca con la voce BP, digitò BP, dal computer di un manager, suo amico, uscirono 180 milioni di siti gerarchizzati in base alle quotazioni borsistiche della BP. Digitandolo dal PC di un attivista politico, suo amico, uscirono 139 milioni di siti con in cima il problema ecologico gravissimo che si era prodotto. Ecco, io vorrei che voi sapeste questo. Voi siete dentro il filter bubble, dentro la bolla dei filtri, tutti. Quindi vi consiglio a volte di andare dal vostro amico attivista politico per vedere l'altra faccia della luna, perché sennò avete ricerche leggermente autistiche. Vado a concludere praticamente, mi avvio alla conclusione. Avete un'alternativa, investire il doppio del tempo sulla rete, simulando ricerche dei contenuti opposti al vostro sentire profondo, così poi però diventate dementi perché state troppo sulla rete. Quindi o diventate dementi per distorcere il filtro di bubble che vi insegue come un cane segugio, e allora poi sono demente, cosa mi serve avere informazioni oggettive, o rinuncio a diventare demente ma vivo la demenza di chi sa solo le cose che Google pensa che piacciono a lui. Quindi non c'è soluzione, bisogna leggere la Summa, è meglio. A questo punto io volevo dire anche molte altre cose, ma ho paura che non potrò. Volevo dirvi una cosa molto bella. Volevo leggervi la settima lettera a Lucilio di Seneca, ma la leggiamo come cameo finale. Ce lo teniamo come cameo finale insieme a un passo del Fedro di Platone, che amo molto. E passiamo al giudizio cattolico. La mente schiava, quando è separata dalla realtà, le scuole cattoliche, la pedagogia cattolica, ci insegna che educo il giovane, il bambino, educandolo a riconoscere la realtà. La realtà. Perché, vedete, ci sarebbe questa cosa, la realtà. Ce lo dimentichiamo. Siamo nel grande sogno di Google, di internet, della digitalità. Ma c'è anche la realtà. La cattolicità ha sempre insegnato che io divento uomo se vengo posto in contatto con la realtà. La realtà del bene, la realtà del bello, la realtà del vero, che convergono in unità profonda a strutturare l'ente e anche quell'ente che la mia stessa persona è.
Il mondo che ho evocato finora, la propaganda, la macchina del consenso, la digitalità, vedete, noi li leggiamo moralisticamente, e questa è una gravissima colpa, un residuo del cinquantismo, se mai è esistito il cinquantismo. Perché è grave quando un educatore, un genitore cattolico pensa che ha risolto il suo problema quando è riuscito a governare l'aspetto della immoralità dilagante in questi strumenti. Non basta, non basta. Il moralismo è la tomba della morale, questo è il mio modesto principio. Il moralismo è la tomba della morale. E la morale diventa sempre moralismo quando è sganciata dalla metafisica e dal dogma. La morale resa orfana della metafisica, resa orfana della grande dottrina, del dogma pregato, del dogma meditato, non ha più nulla a cui appoggiare. Diventa aerea, spettrale, non credibile, fragile. Fragile nel cuore, fragile del giovane che è in lotta con se stesso per diventare uomo. Allora, la vigilanza deve essere più profonda, perché, vedete, la digitalità, qualche studioso inizia a capirlo, già lo capiva negli anni 60, spezza l'ordine del tempo. Da tempo storico esistenzialmente significativo, lo rende una sorta di presente eterno che mira a cancellare e alterare irreparabilmente la memoria del passato. È questa la società dello spettacolo, un eterno presente dove scintillano per morire subito incessantemente le novità, ma non in un tessuto storico dove il nuovo deve essere poco è legato da vincoli di ferro al passato che l'ha generato. La novità, il lampo incessante, lo scandalo, la cosa stupefacente che stanno facendo contro la legge naturale in questo paese o in quest'altro, ma anche questo è sganciato da tutto. L'odio alla tradizione è connaturato a ogni scelta spettacolare, anche alla scelta di rendere la Chiesa soggetto spettacolare, soggetto che dà spettacolo. La Chiesa, anche nei suoi momenti, per esempio, liturgicamente più fastosi, non ha mai dato spettacolo. Mai. Lo sta dando a volte alcuni uomini di Chiesa, tristemente oggi. E questo è lo smarrimento più profondo nel cuore anche dei fedeli. Non si combatte col gigante dei piedi d'argilla, con la società dello spettacolo, facendo lo spettacolo cattolico. È di ieri la notizia dell'infiltrazione capillare delle sentinelle in piedi, della Manif pour tout, eccetera, eccetera, eccetera. Non si combatte così, primo, perché posso infiltrarti qualunque momento. Secondo, perché la battaglia o è interiore o non è, in un certo senso. E quindi voglio qui adesso, se appunto ho ancora 2 minuti, abbiamo iniziato alle 17.04, sono le 18.09, se ho questi 2 minuti, se me li concedete, vorrei proporvi qualcosa di positivo, dare uno sguardo in positivo, uno slancio verso il presidio spirituale al quale dobbiamo addestrarci. Signore, addestra le mie dita alla battaglia, no? Come dice il Salmo. Il male di questa tirannia della novità, di questa febbre che contagia tutto, di questa peste comunicativa, non è l'immoralità dal quale una persona di buona volontà può in fondo difendersi. Si acquisisce l'habitus virtuoso a fuggire contenuti che intuisce o presente possono essere negativi. C'è un male più profondo, il sensazionale, la sorpresa che si sostituiscono alla capacità di stupirsi. Quello stupore metafisico che nel libro Alfa della Metafisica Aristotele ci presenta come l'inizio del sapere, del filosofare, del ricercare il vero. E se è vero appunto che Léon Blois ci insegna come l'essenza del mondo moderno è impedire ogni vita spirituale, adesso lo vediamo, oggi abbiamo dato qualche elemento che fa capire perché è così, dobbiamo superare il problema morale per arrivare al problema antropologico e spirituale. 2 parole sul problema antropologico. C'è un danno che è antropologico, non è morale. Prima che morale è antropologico. È antropologico.
La grazia perfeziona la natura. Deve esserci una natura umana compiuta perché la grazia operi fino in fondo il suo processo di santificazione. È vero che a Dio nulla è impossibile, quindi può tutto, può santificare anche una natura molto ferita, ma ordinariamente la grazia perfeziona la natura. I limiti antropologici sono limiti cognitivi, l'indebolimento della volontà, lo snervamento della curiosità, il primato dell'immaginazione, del curioso, del riso, del divertimento, sulla serietà dell'impegno, la distruzione della contemplazione del bello, non perché il bello non ci sia più, ma perché per paradosso ce n'è troppo. Io ricordo tutte le foto che ho fatto nella mia giovinezza, tutte, una per una. Sono pilastri in qualche modo della mia vita. Non ricordo una sola foto digitale che ho fatto, non ne vedo una sola. La svalorizzazione del sapere e dell'autorità che la digitalità comporta, perché il mondo digitale è in sé amorfo, orizzontale, agerarchico, refrattario a ogni gerarchia, a ogni scansione assiologica, a ogni divisione assiologica. C'è un problema morale anche, è vero, ma non è il moralismo che vede come un problema solo i peccati contro la castità. Il sesto comandamento. C'è un peccato, una peccaminosità dell'uso del tempo, improprio e privo di scopo, casuale, non finalizzato, laddove Sant'Alfonso dei Liguori fece voto di non perdere più di un minuto mai in tutta la sua vita. Non chiediamo questo a noi stessi, è evidentemente una grazia molto particolare. San Francesco di Sal diffidava già le sue anime in cura dal far voto di dire il rosario tutti i giorni, perché lui lo fece questo voto e seppe che croce in certi momenti può essere. L'uso del tempo però è un obbligo per il cattolico, consacrarlo nel limite possibile alla gloria di Dio. Il nostro tempo appartiene a Dio, a Lui va consacrato. Disarticolazione dei doveri di Stato. Facile approssimarsi alle occasioni prossime di peccato. Una distrazione continua. La digitalità è l'universo della distrazione. Il tempo parcellizzato e una graduale incapacità di ogni lavoro serio e continuativo di cui parlavamo prima. La rete più che immorale è amorale. Abito a pensare il mondo come un flusso caotico e indistinto di enti assiologicamente non qualificabili. Predomina l'interessante, buono o cattivo che sia. L'interessante non ha coscienza e non ha morale. Qui c'era la pagina di Seneca che per ora dobbiamo saltare, e forse non solo per ora. A questo punto, la chiusura, la sfera spirituale, digitalità e vita spirituale. Che cos'è la vita spirituale? Potremmo dire che abbiamo un primo livello, più semplice, diciamo precedente alla vita di grazia, che propriamente è la vita spirituale per il cristiano. Potremmo definire vita spirituale come la capacità del soggetto di porsi a una distanza critica da ciò che lo circonda, siano sentimenti, emozioni, passioni, oggetti, notizie. Lasciando che questo spazio, questa messa in prospettiva, permetta il sorgere di uno sguardo che autenticamente illumina ciò con cui entra in contatto. Una superficie agitata non riflette. La mancanza di distanza impedisce il pensiero. Ecco, la vita spirituale a livello naturale, per così dire, voi capite cosa sto cercando di far comprendere, è questa lentezza voluta che ci mantiene a distanza dalle cose, non una distanza fredda, algida, ma la distanza del pensiero che sorge e che si incendia lentamente afferrando e dominando l'oggetto che in qualche modo conosce. Già questa vita spirituale, la vita dell'uomo come zoon, logon, ekon, animale che ha la ragione come sua essenza, diventa impedita da una digitalità cannibalica e onnipervasiva. Ma più gravemente impedita la vita spirituale intesa in senso cristiano e quindi soprannaturale. Non solo perché la natura è appunto coartata, limitata, ferita da questo tempo che imprigiona in un presente senza scopo, sganciato dal passato e senza un vero futuro davanti a sé, perché davanti a me ho solo il futuro della novità.
In definitiva, la vita spirituale per il cristiano è vivere la vita di grazia. La vita di grazia è la vita di carità, perché la vita di grazia è la vita di carità. La grazia e la carità si può dire che possiamo pensarle come coincidenti. E la grazia, almeno in parte, la grazia è una qualità interna infusa che aderisce all'animo come abito nel tomismo. Con questa forma spirituale che la grazia e lo Spirito Santo santifica l'anima nell'intimo suo fondo, ne fa una cosa sacra, possesso della divinità che vi inabita, che inabita in essi. La grazia eleva l'ordine della vita soprannaturale ed è consortium divine nature, partecipazione alla natura divina, comunione con Dio, unione con Dio, strettissima. Sul piano però pratico sappiamo, ce lo insegnano i grandi maestri della vita ascetica e mistica cristiana, in particolare il testo a cui mi ispiro è il Tancheri, che questa vita spirituale, questa vita di grazia, questa vita di carità, questa vita di unione con Dio, è possibile solo dove il cristiano vive un'intensa vita di preghiera e di meditazione. Non ci può essere santificazione senza meditazione. E ciò se non altro per il motivo che ogni maestro di vita spirituale insegna: chi non avanza arretra, ma non avanzo se non meditando. E perché allora la vita spirituale è essenziale? Perché ha una premessa essenziale che è in contrasto con la digitalità, perché esige la mortificazione abituale dei sensi e delle passioni, esige il raccoglimento abituale in sé e in Dio, esige l'umiltà. Sono le tre premesse remote, cosiddette, della meditazione. La meditazione è possibile solo quando abitualmente mortifico sensi e passioni, inclusa la curiosità, la fame di novità. Abitualmente sono raccolto, cioè conduco una vita dominata dalla ragione e dalla volontà, non sovvertita. Abitualmente sono nell'umiltà. E l'assedio digitale che stiamo fronteggiando esige invece da parte nostra, appunto, il ricostruire quelle condizioni remote di vita spirituale, di vita di preghiera, di meditazione. A cosa serve essere informati sugli ultimi eventi vaticani se ho fatto male la meditazione la mattina, detto in fretta le preghiere del mattino, pregato male distrattamente il rosario, detto male il breviario? A cosa mai mi gioverà questo sapere l'ultimo Twitter che Ravasi ha postato? Con tutto il rispetto per questo principe della Chiesa, occorre quindi una nuova etica e spiritualità della rete digitale. Mettersi in ginocchio e pregare bene e veramente, e scendere in quell'abisso che c'è in noi, in cui quel fondo dell'anima consacrato a Dio come cosa santa, sua, che noi stessi siamo, scendere lì, non fermarsi un solo metro sopra questo fondo che lo Spirito Santo, in cui lo Spirito Santo opera la sua santificazione, e pregare, chiedere la grazia di poter offrire a Dio questo momento digitale, di offrire a Dio questo momento, essere gelosi del proprio tempo, come Garrigou Lagrange, famoso per la gelosia del proprio tempo, la gelosia, no? Tempus colliget serba, prima lettera a Lucilio. Ricordarsi che questo oggi, la mia capacità di fronteggiamento interiore e spirituale attraverso la preghiera della digitalità, è il fronte, la linea del fuoco della lotta a morte contro Cristo e la sua Chiesa Santa. È questa la linea, è la linea fondamentale, perché è la linea dove è sovvertita e messa in gioco la nostra stessa vita spirituale di cristiani, il fondamento stesso della nostra identità di cristiani. Grazie.